Per fare le patate croccanti al forno, per prima cosa dobbiamo pelare le patate. Quindi andiamo a togliere la buccia. Se vuoi, se utilizzi delle patate biologiche, la buccia la puoi lasciare e andiamo a tagliarla a cubetti. Oppure se vuoi anche a fiammiferi. Anzi, facciamole a fiammiferi, come le classiche patatine fritte, no? Io solitamente le taglio sempre a cubetti, però oggi voglio cambiare. E man mano che le preparo, le tuffo in acqua fredda. In questo modo andranno a perdere l'amido. L'acqua andrà cambiata fino a che diventerà bella limpida. Visto che già si sta scurendo, non deve essere così, perché altrimenti quando le vai a fare al forno risulteranno morbide. Queste patate è logico che sono un ottimo contorno, perfette da servire a Natale e non solo, e si sposano alla perfezione sia con la carne che con il pesce. Addirittura mi sembrava già di aver pubblicato la ricetta sul canale, ho controllato e mancava, quindi ho detto no, dato che le faccio, rimedio subito. Poi è una ricetta base, passepartout come si suol dire. Quindi ci deve essere su Irex e Prunelli. A questo punto la andiamo a sciacquare sotto l'acqua. Poi le adagiamo sulla carta o su un asciugamano e le asciughiamo per bene. Dopodiché le distribuiamo su una teglia rivestita di carta forno. A questo punto andiamo di spezie. Io scelgo il pepe, peperoncino, ci sta benissimo anche la paprika, origano, rosmarino, va benissimo anche solo il rosmarino, A me piace anche l'origano, quindi ci ho messo anche quello. Il rosmarino con le patate è la morte sua, si sa. Parmigiano, che è facoltativo, ma secondo me ci sta benissimo, dà quel tocco in più. Olio. Diamo una mescolatina con le mani per far distribuire il tutto, perché altrimenti in alcune parti ci sono gli insaporitori e in altre no. Invece così si va da tutte le parti. Distribuiamo per bene sulla teglia cercando di distanziarle. Una leggera spolverata di pangrattato che aiuterà ad asciugarle ulteriormente. Altro parmigiano e possiamo andare a cuocere. Nel forno preriscaldato a 180 gradi barra 200 per il tempo che ci vuole per farle diventare croccanti, 25 minuti, 30 minuti, e se necessario utilizza anche la modalità ventilato, quella per pochi minuti, altrimenti si bruciano.